Tortogliani, che ci fate in questo luogo maledetto? Questo posto non è niente male. Comunque, siamo in pellegrinaggio e temo che tu stia per rendere questo viaggio più difficile. Principessa, l'Orda presto manderà i rinforzi suoi. Temo che non teniamo tempo per questa cosa. Farò tutto ciò che devo per difendere la gente mia. Vendetta per i caduti. Mi stai dicendo che hai ottenuto l'aiuto di Buon Sandy e accisi Rick? Incredibile. Ma teniamo altro lavoro da fare. Ci restano due Loa. Dobbiamo unirci ai Tortogliani nel loro pellegrinaggio per vedere Torga, il Loa Tartaruga. Va bene, potete venire se volete, ma non fate troppo rumore. Questo è un pellegrinaggio, non una festa. Che i Loa veglino su di te. Ci racconteremo delle storie la prossima volta. Io e i cacciatori dell'ombra miei perlustreremo la zona. Affido a te la difesa della principessa. Va bene, allora. Andiamo a vedere Torga. Però ricordatevi di fare silenzio. Non voglio perdere una sola sua storia. Questa non è la prima volta che ho avuto a che fare con voi Tortogliani e le vostre storie infinite. Rimanete concentrati e camminate. Credo che andremo d'accordo, principessa. Parlare proprio con me. Abbiamo finito? Secondo te sono ferma? Va bene così, vale come pellegrinaggio. Oh, sei felice ora? Mi muovo abbastanza per i tuoi gusti. Continua a seguire la strada e troverai Torga. È una tartaruga gigante! È difficile non notarla. Farei meglio a muovermi prima che qualcun altro cominci a chiedermi indicazioni. Ho visto cose che ti farebbero rimpiangere di non avere il guscio. Non tutto ciò che si trova nell'oceano è bello ed educato. Thank you.
Salute, signore. Signora, torna con delle storie migliori. Avvicinati e non borbottare. Va bene, vai pure. Non avevo comunque altro da dirti. Torna con delle storie migliori. Vuoi nasconderti nel dio del sangue? Thank you.
Ho visto cose che ti farebbero rimpiangere di non avere il guscio. Va bene, vai pure. Non avevo comunque altro da dirti. Salute, signore. Signora. Non tutto ciò che si trova nell'oceano è bello ed educato quanto me. Torna con delle storie. No! Chi farebbe mai una cosa simile a Torga? Voleva solo raccontare storie. Te lo dico io, Key. I troll del sangue. Seguitemi. Gliela faremo pagare. Combatto per proteggere coloro che non possono farlo. Zandalar resisterà.
Che buon Zandi incontri i nemici tuoi prima di te. Fatemi indovinare. Volete parlare con l'anima del povero Torga? Ah, che ne dite, Denupat? Eh? Portatemi l'anima ad un'altra loa e vi farò avere lo spirito di Torga, eh? Non staremo al gioco tuo, buon Zandi. Vuoi uno spirito loa? L'eroe ha già ucciso Rick. Vatti a pigliare quel. Tieni il fuoco nelle vene, Talangi. Ma l'aiuto mio ti costerà comunque qualcosa. Zandalar per sempre. Che i Loa veglino su di te. Salve, salve! Stai a Capnupatto? Sciò! Vattene! Non fare le cose di fretta. Hai qualche bella storia da raccontare? Ma guarda un po', gli altri sono finalmente usciti dal loro guscio e stanno venendo qui. Era ora! Pensavo fossimo gli unici a cui importasse della morte di Torga. Chissà, Lask! Penseremo noi a questi insetti che stanno facendo a pezzi Torga. Tu dovresti rimanere qui e aiutarci a elaborare un piano. Non sei in grado di affrontare i troll del sangue. Beh, non sei il capo di nessuno. Daremo a quei macellai una bella lezione. Quelle cose saranno la tua fine. Sono più crudeli dei troll del sangue che abbiamo incontrato nell'ultimo pellegrinaggio. Ma cosa ne vuoi sapere tu? Resta qui se vuoi. Noi andiamo avanti. Conosco ogni angolo di questa zona. D'accordo, fa pure. Ah, come se l'avesse costruito lui, questo posto. Yeah!
Ciò dell'Oa mi nutre, nutre Kun. Se combatti, resisti, Kun ha fame della tua sofferenza. Va bene, vai. Ho altre cose da fare. Ci sta molto da fare. Parla in fretta. Zandalar resiste. Ah, ti sono mancato. Ci vediamo presto. Molto presto. Torga, lo spirito tuo è richiesto. Tira fuori la testa dal guscio, compa. Principessa Talangi, i troll del sangue stanno alimentando Jungo con i miei resti. Distruggete gli accampamenti attorno al mio cadavere per indebolire Jungo. Farò tutto ciò che devo per difendere la gente mia. Che i teschi dei nemici adornino le vesti. Cosa vuoi? Vedi di infastidire qualcun altro. Lashk, Kisha, dobbiamo aggirare i troll del sangue e scoprire cos'altro hanno in mente. Tenete qualcosa che possa aiutarci? Certo, ho delle pergamene più vecchie di voi. Kisha, guarda tra la mia roba. Ah, potrebbe volerci tutto il giorno. Principessa, non hai idea di quante pergamene ha. Vediamo, pergamena dell'Eterno Ritorno. Può essere utile? No! L'hai letta almeno? Però tienila per dopo. Ci servirà quando avremo finito con tutto questo. Oh, pare che questa sia scritta nel linguaggio degli dei antichi. Dove hai trovato un oggetto del genere? Non ti ho mai raccontato quella storia? Oh, è incredibile! Vediamo, da dove posso cominciare? Concentratevi, non è il momento delle storielle. Va bene. Eccola! Pergamena dell'invisibilità. Questa andrà bene. Ah, sapevo di averla da qualche parte. Questa ci permetterà di passare alle spalle dei troll del sangue. Restatemi vicini. Bene, è ora di muoverci. Ma ricordate, fate silenzio. L'ultima cosa che vogliamo è che voi due finiate in gabbia. Thank you.
salute, signore. Cosa c'è? Ce ne hai messo di tempo! Sarà meglio muoverci e capire cos'altro stanno facendo i troll del sangue più avanti. Sai, credo che potremmo farcela uccidere questo alfiere di Goon. Vendicare un Loa e uccidere l'avatar di qualche mostro. Questa potrebbe essere la miglior storia mai raccontata da un tortogliano! Sangue tuo per Gahun! Parlare proprio con me?
abbiamo finito? Zandalar per sempre. Vendetta per i caduti. Non fare le cose di fretta. Sì, sì, sto ascoltando. Venite, dobbiamo essere pronti per distruggere l'alfiere del dio del sangue. Sì, sì, arriviamo.
cosa vuoi? Ce ne hai messo di tempo! I tempi cambiano, e gli zandalari pure. Che buon Sam di incontri nemici tuoi prima di... Ci racconteremo delle storie la prossima volta. Abbassa la voce. Ci sta molto da fare. Parla in fretta. Vendetta per i caduti. Iniziamo! Per Zandalar! E per Torga! Ah, erano anni che il mio cuore non bruciava così. Per Torga! Pensa quando gli altri sentiranno la storia di come abbiamo ucciso l'alfiere di Gohun! Sono intoccabile. La tracotanza sarà la fine tua! Il potere tuo non può proteggerti! I vostri sforzi sono inutili. Io sono intoccabile. Cosa? No! No! Insieme! Ora! Non siete nulla contro cui soffrite e morite! Stiamo venendo a prenderti! E ti faremo a pezzi! Oh, incredibile! Ce l'abbiamo fatta! È ora di prenderci una pausa. Già. Torniamo al santuario. Combatto per proteggere coloro che non possono farlo. Che buon Sam di incontri nemici tuoi prima di te. Va bene, vai. Ho altre cose da fare. Hai qualche bella storia da raccontare? Oddio, Torga. Ricorderò le storie che mi hai raccontato e le condividerò con gli altri. E io mi assicurerò che i tortogliani sappiano come ti sei opposto coraggiosamente a Gohun. Non avrò pace finché Gohun e i troll del sangue non saranno altro che un ricordo. Te lo giuro, Torga. Ma che accidenti! Quella scaltra tartaruga non cercava la pace dello spirito, voleva reincarnarsi. Prenditi cura dell'Oa, Lashka. Noi dobbiamo andare a cercare altro aiuto. Va bene, vi aiuteremo a combattere questo dio del sangue, principessa. Ma smettila di assillarmi.
Scommetto di poter convincere gli altri tortogliani di Nasmir ad aiutarvi. Forse verranno anche Shonk e Kajosh. Grazie a entrambi. La lealtà vostra significa assai per me e per tutti gli Zandalari. Vedi di infastidire qualcun altro.